Di nuovo qui su una nuova puntata di Call of Duty, sempre per la serie Maratona Call of Duty. Io spero che queste idee vi piacciono. Mi rendo conto di darvi un sacco di video in pasto e quindi alcuni di voi potrebbero avere problemi a seguirli tutti. Però io quello che vi Buio consiglio è pensieri. cliccare Attenzione, sulla missione avanzata. playlist e casomai. Ricevuto. Rilevo delle radiazioni. Avanzate piano, potrebbero interferire con ottiche e sistemi cibernetici. E casomai seguirlo dopo. Mi raccomando, like e condivisioni. Sapete che il canale è un attimino leggermente in difficoltà, quindi io confido tutto su di voi Dammi una per poter mano. andare avanti. Ti Proverò do una comunque a mano, coprire la dai, porta. apri la porta. C'è una cassa di munizioni dall'altra parte. Quindi devo trovare un modo per aprire la porta. Qui non ci posso entrare, qui non Aiutami! posso La porta entrare. non si apre da qui sotto! Ah, ok. E allora perché non me l'ha fatta l'animazione? Ah, era Aperto la proprio. porta, Hendrix. Non sono stato io. E allora chi è stato? Il fantasmino formaggino? Ok, cadaveri non ce ne sono, il che Qui è dentro ci sono altre di cavie. buon auspicio. Non ho capito, è entrata là. Cazzo è successo? Sono nell'acqua! Merda. Questo è uno scenario quasi horror, se ci pensate, perché adesso io mi devo pucciare nell'acqua. Non ho la visione avanzata. Ok, piano piano. Ce la facciamo, eh. Merda, ragazzi. Io ho sentito due robot che si sono alzati. Ma perché come al solito io sono nella merda e l'altro è su che si fa le seghine? E soprattutto, che cazzo ci voleva montare una luce? Minchia, che culo. Visione ripristinata. Ricevuto. Più avanti rilevo un massiccio picco d'energia. Non sarà mica il flusso Ci canalizzatore. sono parecchi robot. Piano, con calma. Kane, sono rimasto separato. La sala server è poco più avanti. Sapete che sono bei cazzi. Merda, merda! Ah! No, 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 corri, 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 corri! Per Dio, corri! Inizio a credere che sia un laboratorio di ricerca su armamenti, altro che biotecnologie. Le sostanze rilasciate durante il disastro non sono mai state identificate. Ha tutta l'aria di una copertura. Merda, ragazzi. Ci è mancato un pelo, eh. Mi piace questa parte, devo dire. Nessuno ti costringe. Noi avremo per sempre le mani sporche di sangue. Sai chi sono? Ti chiedo di tornare indietro. Vattene. Kane, ho Diaz su un canale protetto. Credo aveva ragione. Il mondo deve sapere la verità. È connesso ai server. La sua DNI fa da tramite per tutte le informazioni memorizzate là dentro. È lui a guidare i robot e la loro mente collettiva. Il suo cervello non può reggere. Ascoltami, dobbiamo fermarlo.
fermare lui e tutto questo. Sta trasmettendo tutto il contenuto dei server ai nostri nemici. Bisogna fare subito qualcosa. Merda, ragazzi, io non so se avevate visto, ma è pieno di robot. Diaz, devi fermarti. Non so cosa sia successo a te e agli altri, ma devi smetterla. Io sono pronto a morire per la verità. Ma perché? Qual è la verità? L'unico modo per scollegare Diaz dal server è distruggere il nucleo sopra di lui. Kane, sono nella sala di controllo. Cosa posso fare? Fammi accedere ai sistemi primari. Creando un contatto diretto tramite la tua DNA, individuerò i capi del nucleo. Agli ordini, capo. Ci sono. Ok. Raffreddamento nelle torri intorno a Diaz. Così dovrebbero aprirsi dei punti d'accesso al nucleo. Appena esposto, bisognerà salire lassù e buttare dentro una granata. Torri sì. Raffreddamento 1 aperta. Concentrati sulla mia voce. Ok. Va bene, adesso piano piano ci proviamo, eh. Come vedete è pieno di munizioni, il che mi fa pensare che siamo bei cazzi. Torre 1 offline. Il nucleo è vulnerabile. Ok. Ora sei in pace. Ma non è vero. Dai. Ho capito. Direttamente nel condotto esposto. Ci provo, eh. Forza! Sali sulla torre centrale e tira una granata. Ma dove cazzo? Ma che cazzo devo fare? Cioè, non è molto chiaro, eh. Hai sentito che sali su quella torre e lancia una granata nel condotto. Ci provo. Dai, forza e coraggio. Perché prima non me l'ha fatta questa animazione? Granata esplosa. Kane, dimmi che ha funzionato. Sì, nucleo centrale al 66%. Quindi non è finita. Passo alla torre di raffreddamento 2. Muoviti. Merda. Qui mi massacrano. Oh merda. Ma dove cazzo è la torre di raffreddamento 2? La torre di raffreddamento 2 è aperta. Arrenditi qui su. Ti curo. Facile volte di c'è un cristallino. C'è poco. Torre 2 offline. Il nucleo è vulnerabile. Oh merda. Ci riprovo, eh. Sei un po' caldo. Dai. Ah, santi numi. Sarà un delirio, io già lo immagino. Detonazione riuscita. Kane, confermi? Nucleo centrale al 33%. Ancora. Oddio, un'altra porcaccia miseria. Passo alla torre 3. Vai, passa alla torre 3, ma sbrigati, porcaccia puttana. Non è che sono qui a divertirmi, ecco. Poi ci sono quelli che mi corrono addosso che mi mandano... Io vi giuro, mi mandano in sbatti. Che vi devo dire? Ho capito, cioè mi fa piacere, però... difendi, l'ho difesa, oddio ragazzi. Mi sto cacà. No! Dai, veloce! Torre di raffreddamento 3 aperta. Qual è? Qual è? Porca puttana, dall'altra parte, dall'altra parte. Quella torre, subito!
Un intenso calore si irradia dal tuo. Oh merda. Lo senti? Lo senti? Dai, veloce! Torre di raffreddamento 3 offline. Raggiungila e colpisci il nucleo. Spero che non lo uccida, Kane. Sei tu. Non abbiamo alternative, Hendrix. Vai, vai. Che culo. Dai, Diaz, il mio best friend ever. Dopo l'altro, Taylor. Possiamo perderlo, Hendrix. Ti devi interfacciare. Scarica il più possibile dalla sua DNA. Sai che così gli friggerò il cervello. Lo so. No, tu non capisci. Io conosco Diaz. Ho combattuto con lui. Non merita questa fine. Scusami. Non importa, Hendrix. Ora la vedo. La foresta ghiacciata. Cazzo! Kane, l'hai visto? Cosa? Che cosa hai visto, Hendrix? Qualcosa di utile? Hendrix! Taylor cerca due superstiti del disastro della Coalescence. Ha già lasciato Singapore. Come ha fatto ad andarsene? Non si tradiscono gli amici senza farsene di nuovi. Cazzo! Nemici in superficie! Sono gli immortali! Ma che bello! Sono laggiù? Gli assassini di mio fratello? Sì, sì. Ho mandato i miei. Abbiamo ricevuto le coordinate dei rifugi della CIA? Sì, signora. Allaga tutto. I miei sono ancora laggiù. Basta! Quindi non solo i nemici. Hendrix, rilevo esplosioni multiple in tutta la struttura. Dovete scappare. Hai sentito? Filiamocela. I 54 immortali hanno occupato tutta la superficie. Vogliono distruggere la struttura per farvi morire annegati. Muoviti! Qui viene giù tutto! Attraversa! Ci resta poco tempo. Dai, 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 che c'è poco tempo. Non fermarti! Dai, dai, presto! Oh merda. Inizia a occuparti di quei superstiti. Dobbiamo scoprire perché Taylor li vuole trovare. Ah no, merda. Scansiono i file di Hendrix. Dovrebbero volerci pochi minuti. Ok, stanno scappando tutti e questo è realistico. Anche i nostri nemici stanno scappando perché giustamente diranno ma che cazzo. 52 metri. Che cazzo devo fare a 52 metri? Porcaccia la miseria. Sapete che non mi è molto chiaro? Mi toccherà tagliare, ragazzi, che vi devo dire. Kane, hai un piano? Qui siamo con l'acqua alla gola. Ok, vi guido io. Ah no. Aprite quella porta e allagate il laboratorio. Cosa? Sei fuori! Dovete soltanto trattenere il fiato finché non arrivate in superficie. Sì, dici poco. Non ci vorrei. Dai. È bloccata. Bypasso i sistemi della porta. Coprimi. Ti pareva. Ancora qualche secondo. Però non vedo nemici. Mi sa che... Ah, ecco perché non vedevo nemici. Dai, dai. Oh, merda, merda. Porcaccia puttana. Ho identificato i
superstiti del disastro. Sebastian Kruger e il dottor Youssef Salim. Riparlere con te. Adesso abbiamo altri problemi. Dai. E questo da dove viene? Ma quanto... Ma si sbriga o no, porcaccia la miseria? Dammi una mano! Dai! Apri! Puccia, puccia l'acqua. Va bene, mo? Sopra di voi! Ve lo segnalo, Henry. Cioè, me lo segnali, va bene. Grazie di segnalarlo. Merda. La pressione dell'acqua vi porterà dritti fino al silo. Con me! Appena la faccio saltare, la pressione ci sparerà fuori da qui. Va bene. Vai! Dai, muoviti però. Vediamo se effettivamente la pressione ci sparerà fuori da qui. Io ho la vaga sensazione che sarà un'inculata pazzesca. Aio. Pure. Minchia, quante botte. Ok, stammi dietro. Non è ancora finita. Minchia. Vedo parecchie cariche di profondità verso di voi. State all'aria. Non possiamo aggirarle. Distruggiamo quelle cariche. Il ponte viene giù. Spostati. Mi sposto, sì. Un attimo. Qualcosa disturba la connessione. Abbiamo un grosso problema. Hai quasi finito l'ossigeno. Nuota più in fretta. Ti resta poco ossigeno. Dobbiamo... Sì. Merda, porca puttana, che palle sti pezzi. Attenti, vedo parecchie cariche di profondità verso di voi. State alla larga. Non possiamo aggirarle. Distruggiamo quelle cariche. Dai, vai su, vai su. Spostati! Un attimo, qualcosa disturba la connessione. Abbiamo un grosso problema. Attenti, vedo parecchie cariche di profondità verso di voi. State alla larga. Non possiamo aggirarle. Distruggiamo quelle cariche. Il ponte viene giù! Spostati! Attenti, vedo parecchie cariche di profondità verso di voi. State alla larga. Non possiamo aggirarle. Distruggiamo quelle cariche. Il ponte viene giù! Spostati! Un attimo, qualcosa disturba la connessione. Abbiamo un grosso problema. Hai quasi finito l'ossigeno. Dai, 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 dai. Hendrix. Ragazzi, ma è un vero bordello. Stai bene? Una favola. Kane. Si mette male. Diaz ha trasmesso le coordinate di tutti i rifugi della CIA nel mondo, incluso questo. Le ricognizioni confermano. Gli immortali si stanno già dirigendo qui. Non possiamo fermarli. Scappate da Singapore. Resisti, Kane. Veniamo a prenderti. Ok, insomma ci sarà presumibilmente un'altra missione. Io non ho capito però perché, è vero che tutto il mondo deve sapere la verità, ma perché mandare anche nemici in casa tua? Boh, non saprei. Cioè, come forma di vendetta, ma va bene tutto. Cioè, non mi sembra proprio il caso. Va bene, vediamo un po'. Secondo me abbiamo finito la missione. Se non ci sarà nessun cazzino, io direi che possiamo anche terminarlo qui, questo video, e darvi appuntamento al prossimo video, come effettivamente è.